Dopo restrizioni e lockdown sarà una delle prime rassegne in presenza dedicate alla graphic novel. Si tratta di Passaggi fra le nuvole, 6 appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, con i libri a fumetti che attendono gli appassionati del genere nell'ambito di Passaggi Festival della Saggistica a Fano da venerdì 18 giugno. Iniziamo con un primo evento, quello di apertura, molto importante per Passaggi, perché viene a trovarci Davide Toffolo. Davide Toffolo è un fumettista, ma è un artista poliedrico, è anche il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Davide Toffolo, oltre a raccontare, a parlare del suo libro ultimo, edito qualche mese fa, ci farà un omaggio musicale, mettiamola così. Il giorno successivo invece si proseguirà con Davide Reviati. Anche questo incontro è un incontro particolare, perché è la prima presentazione che Davide fa dal vivo relativa al suo ultimo libro, che è stato pubblicato proprio la settimana scorsa. Il terzo evento poi è in programma per lunedì 21. L'ospite sarà il fumettista Manuele Fior, rientrato da poco dalla Francia, che presenterà Celestia, un lavoro diviso in 2 volumi attraverso i quali si snoda il racconto affascinante di un mondo a cavallo tra presente e futuro, con forti richiami alle difficoltà che abbiamo vissuto in questi mesi. Martedì invece sarà la volta di Alessandro Barunciani, uno dei fumettisti più conosciuti a livello nazionale, conterraneo di Passaggi perché nato a Pesaro. Il suo libro è stato realizzato attraverso un crowdfunding e stampato in edizione limitata. Mercoledì 23, appuntamento con Sara Colaone, che illustrerà la storia vera di 2 donne che agli inizi del Novecento scapparono da una vita già segnata alla ricerca della libertà. La rassegna si chiuderà giovedì con Paolo Castaldi. Paolo ha fatto un lavoro sulla buona novella di De André, ha ripreso i testi del disco di De André e li ha illustrati in una maniera molto molto efficace e anche poetica. Quindi apriamo con musica e fumetto, chiudiamo con musica e fumetto al Pincio di Fano dal 18 al 24 giugno.